Abbiamo fortemente voluto promuovere questa conferenza dei servizi, poiché riteniamo indispensabile e non più rimandabile procedere verso una seria riorganizzazione della macchina comunale, che possa dare risposte concrete alle esigenze delle cittadine e dei cittadini della nostra città. Il tema dell'organizzazione dei servizi dell'ente compare spesso nelle discussioni, ma finora non è stata presentata alcuna ipotesi di lavoro con cui poterci confrontare. Ciò che ci è apparso chiaro è che l'amministrazione non ha in mente un serio processo organizzativo che sia in grado di utilizzare al meglio le risorse umane ed economiche esistenti. Una carenza di autorevolezza ed affidabilità che ha pesato non poco sull'organizzazione dei servizi comunali e sull'attuale difficile situazione della città. Potremmo dire una città in ginocchio. In questi anni ci siamo mobilitati sino in fondo nel tentativo di costringere l'amministrazione ad una seria discussione sui temi dell'organizzazione dei servizi e del lavoro, dell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie, secondo criteri di reale efficientamento dei servizi offerti alla cittadinanza e di valorizzazione professionale degli addetti. Perché la realtà in cui viviamo è difficilissima e l'erogazione dei servizi alla cittadinanza è resa possibile grazie alle tantissime professionalità esistenti e dallo spirito di applicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, al di là della categoria e del ruolo ricoperto. A ciò andrebbe aggiunto un capitolo a parte sul problema delle strutture, dei mezzi e delle strumentazioni, vera cartina al tornasole dell'impossibilità di garantire servizi efficienti alla città. Sedi spesso non a norma, locali angusti, la continua carenza di strumenti di lavoro caratterizzano il quotidiano vivere dei dipendenti comunali. Le difficoltà strutturali appaiono ancora più marcate in servizi importanti quali parchi, giardini, fognature, polizia municipale ed altri, fino al punto di rilevare carenze anche nella strumentazione professionale necessaria per la sicurezza personale. Proprio perché abbiamo ben chiaro il quadro delle disfunzioni e inefficienze organizzative che hanno privato la nostra città di servizi pubblici adeguati, sin dall'insediamento di questa amministrazione abbiamo lanciato la sfida sull'urgenza di un vero processo riformatore, teso ad una reale riorganizzazione della macchina comunale che rispondesse alle esigenze della città. Ecco perché oggi per noi un momento importante, che testimonia l'impegno di tutta la CGL, con la presenza della nostra segretaria generale Susanna Capusso e della segretaria generale della funzione pubblica CGL Rossana Di Bruno. Vogliamo ribadire alle lavoratrici e ai lavoratori che su questo tema centrale del progetto di sviluppo della nostra città è pronta alla mobilitazione l'intera organizzazione, che già si è più volte pronunciata con le prese di posizione del segretario generale della Camera del Lavoro Federico Libertino. Quella di oggi non è quindi un'iniziativa di maniera, ma è il primo momento pubblico per ribadire la nostra volontà ad impegnarci verso un percorso di cambiamento per raggiungere la funzionalità e l'efficienza dei servizi pubblici comunali. L'atteggiamento fin qui mostrato dalla funzione pubblica CGL si è basato sulla ricerca del dialogo e del confronto con l'amministrazione comunale per arrivare a scelte condivise che avessero quale unico intento quello di trovare soluzioni che tutelassero i lavoratori e dessero risposte concrete ai cittadini. Per questo motivo la FPCGL ha mostrato grande coerenza nel dire purtroppo da sola no alla sottoscrizione dell'accordo decentrato che a fine 2014 l'amministrazione ha sottoposto alla RSU e alle organizzazioni sindacali sotto forma di un prendere o lasciare che non ha consentito ai rappresentanti dei lavoratori di esercitare la propria funzione. È venuto a mancare quel confronto trasparente e rispettoso dal punto di vista
lavoratrici e tutti i lavoratori e non solo alcuni settori. La contrattazione, il confronto tra le parti sono ancora più importanti quando le risorse finanziarie disponibili sono insufficienti, quando le normative nazionali impongono tagli e sacrifici che quindi vanno distribuiti con equità, con attenzione e rispetto per chi quotidianamente si fa carico del funzionamento e dell'erogazione dei servizi ai cittadini. Per questo chiediamo con forza il ripristino della corrente relazioni sindacali, da un po' di tempo dimenticate da questa amministrazione, e lo rivendicheremo in tutte le sedi, e sarà questo uno dei temi forti della nostra mobilitazione in vista delle elezioni per il rinnovo della RSU. Chiediamo che l'ente ripristini tavoli di confronto e tecnici con la RSU e con le organizzazioni sindacali per elaborare un vero processo riorganizzativo su cui investire con nuove risorse umane e finanziarie, progetti formativi e di riqualificazione, individuazione dei centri di costo e di responsabilità. Un processo necessario alla costruzione di una struttura organizzativa basata sulle reali esigenze del servizio, senza la quale le scelte e le soluzioni vengono lasciate al caso, o peggio ancora, ad interessi individuali o di piccoli gruppi. In una fase così difficile ed in uno scenario appesantito dalle crescenti difficoltà delle relazioni sindacali con l'amministrazione, ci siamo sottratti a spinte strumentali basate su continue menzogne, scegliendo responsabilmente di svolgere la nostra attività a servizio delle lavoratrici e dei lavoratori, in difesa dei loro diritti, contestualmente, perché le due cose vanno di pari passo per il rilancio dei servizi comunali e quindi delle prestazioni alla cittadinanza. Continueremo a farlo, pur nelle differenze sostanziali che esistono tra le nostre proposte e le idee che sentiamo circolare tra i corridoi di Palazzo San Giovanni. Soprattutto perché riportare la discussione nelle sedi formali previsti dal contratto nazionale è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori. Per questi motivi oggi, dopo aver preparato questo momento con incontri ed assemblee con le lavoratrici e lavoratori dell'ente, vogliamo partire da una proposta organizzativa che dia risposte concrete ai cittadini di Napoli. È indispensabile partire da screening dell'esistente in tema di risorse umane, strutture e stato dei singoli servizi, verifica delle sufficienze ed efficacia di ogni settore, acquisendo tutti i dati disponibili a partire dall'entità del personale assegnato e dai profili rivestiti, allocazione dei servizi, funzionalità delle strutture, eventuale modifica di profili professionali in relazione alle esigenze della nuova organizzazione, piano per la formazione permanente, risorse finanziarie da allocare sul fondo per incentivare processi virtuosi di produttività, meritocrazia ed efficienza, individuazione di parametri obiettivi ed oggettivi per la valutazione dell'efficienza dei servizi e dei livelli di produttività, chiara individuazione dei processi di responsabilità ed essi far discendere i criteri per l'assegnazione degli incarichi di posizioni organizzative e delle indennità di responsabilità previste dall'articolo 17,2 lettera. Senza l'individuazione di criteri oggettivi e condivisi nelle assegnazioni di tali istituti e più in generale di ogni voce economica incentivante, si pensa ai progetti di produttività, alle donazioni o all'erogazione dello straordinario, si lascia spazio a una concezione dell'organizzazione del lavoro e della distribuzione degli incarichi di responsabilità unilaterale, quando non esposta a logiche poco rispondenti ai bisogni della città. Tutti fattori che rendono non credibili i processi organizzativi. Per la funzione pubblica CGIL di Napoli, al centro tutto rimane la tutela dei diritti, della dignità e del salario dei dipendenti pubblici. In particolar modo in mente, quale il Comune di Napoli, dove la carenza di mezzi e strutture hanno determinato pessime condizioni lavorative. E con questo spirito, nel solco delle lotte, degli scioperi, delle manifestazioni e della costante mobilitazione che da soli abbiamo costruito
governo successivo a poi revocato, ci presenteremo al fondamentale appuntamento del 3, 4 e 5 marzo, le elezioni per il rinnovo della RSU. Sono necessari l'impegno, la motivazione e la disponibilità di tutte e di tutti, poiché una vittoria della funzione pubblica CGIL significherebbe il rafforzamento del contrasto ad accordi e politiche che colpiscono puntualmente e unicamente le lavoratrici e i lavoratori, le loro famiglie e i cittadini della nostra città. In conclusione, vorrei rivolgere un appello all'amministrazione comunale. Non si può più rimandare il confronto con la RSU e le organizzazioni sindacali, poiché solo una macchina comunale riorganizzata può eliminare gli sprechi, razionalizzare e valorizzare l'impiego del personale, costruire percorsi formativi, investire al meglio le risorse umane e finanziarie disponibili, tutelando da un lato il salario delle lavoratrici e dei lavoratori e dall'altro il diritto dei cittadini ad avere servizi pubblici efficienti per il rilancio e lo sviluppo della nostra città. Inoltre, rispetto a quanto accaduto nell'ultimo anno, è bene che l'amministrazione sappia che la CGIL non intende rinunciare alle proprie idee e alle proprie posizioni, pronte al confronto sempre, ma nel rispetto delle regole previste dalla nostra Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori. Lo ha dimostrato la nostra segretaria generale Susanna Camusso contrastando l'attuale governo, che vorrebbe metterci il bavaglio e ridurci in un angolo. E lo faremo anche noi, con chi pensa, con minacce e intimidazioni, di riuscire a farci stare zitti. Non lo faremo, perché il nostro stare zitti significherebbe non dare voce ai diritti e alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori. Adesso lascio la parola a chi rappresenta la nostra organizzazione sindacale in prima linea. Interverranno infatti le lavoratrici e i lavoratori che con le loro esperienze e testimonianze potranno contribuire a farci comprendere le difficoltà e le criticità del loro vivere quotidiano, ma che in quanto rappresentanti sindacali unitari della CGIL hanno anche la voglia di dare risposte concrete, con proposte serie ed attente ai bisogni e alle esigenze delle cittadine e dei cittadini. Per noi, e vi lascio, i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e i bisogni delle cittadine e dei cittadini stanno dalla stessa parte e le nostre lotte li terranno sempre insieme. Perché noi siamo la CGIL, noi siamo un'altra storia.